Buongiorno a tutti, benvenuti, buon lunedì ed eccoci di nuovo qui con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buongiorno a tutti, buona settimana a tutti. Passato il lungo ponte di Sant'Ambrogio ci ritroviamo qui in diretta, anzi voglio ringraziare tutti quanti per il bellissimo e caloroso, la calorosa compagnia che ci avete tenuto durante la giornata di Sant'Ambrogio con il nostro speciale Good Morning Milano di Sant'Ambrogio, appunto dove avete chiamato in diretta, tantissima gente ha chiamato e anzi ci scusiamo con quelli che non siamo riusciti a far andare in diretta perché le chiamate erano veramente veramente tante. Grazie mille a tutti ed eccoci ancora qui, come ogni lunedì, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi parliamo di appuntamenti importanti per insomma, nei prossimi giorni, per il Natale, però non solo, come sempre cerchiamo di dare un'occhiata a cosa succede in città e a chi lo fa magari facendo anche del bene, oltre che solo del bello. In questo caso parliamo di bello e bene insieme. E lo facciamo con la nostra ospite di oggi, la vicepresidente della Stravaganza Onlus, Paola Penna. Buongiorno, vicepresidente. Buongiorno. Buongiorno Paola. Allora, abbiamo detto la Stravaganza Onlus, un nome stravagante, appunto, direi, un nome particolare. Di cosa stiamo parlando? Cos'è la Stravaganza? Beh, innanzitutto il nome è stato scelto da alcuni nostri utenti molti anni fa, ci è piaciuto ed è rimasto. E la Stravaganza Onlus è un'associazione di volontariato che si rivolge ad utenti portatori di diverso tipo di disagio psichico, fisico e anche sociale. E ci dedichiamo alle arti terapie. In particolare negli ultimi Arti anni, facciamo terapia con il teatro. terapia. Quindi teatro-terapia, ma più in Sì. generale proprio arti terapia. Ultimamente voi vi siete specializzati. Quindi c'è proprio questa cosa dell'arti terapia non è la prima volta che la sento, devo dire. La verità, teatro-terapia già sentita più volte. Quindi ci sono varie arti che si possono usare a livello Certo, terapeutico, appunto. Voi che cosa? Adesso fate teatro, ma avete sì. utilizzato anche altre arti nel vostro Beh, in passato, mi diceva? passato l'associazione ha usato la musicoterapia, si basava, praticamente è nata come coro e poi piano piano è diventata quella che è adesso. Teatro-terapia. Sì. Che cos'è la teatro-terapia? Come funziona? Noi siamo abituati a sentire parlare di terapie, però le terapie sono qualche pillola e magari una puntura o dover andare a fare qualcosa in ospedale. Invece no, esiste un Teatro altro tipo di è un terapia. po' più bella come terapia, è anche un po' più bella da godere, Sì? insomma, seppur è abbastanza difficile perché noi facciamo dei lunghissimi laboratori teatrali che sfociano poi nella produzione di spettacoli e durante questi laboratori si lavora moltissimo sul corpo e vengono esternate le emozioni attraverso il corpo, attraverso l'utilizzo del corpo. Il nostro conduttore, direttore, regista è Sebastiano Filocamo, che è un attore teatrale cinematografico e regista, appunto, che ha completamente ideato il nostro prossimo spettacolo e che segue tutti i laboratori, aiutando ognuno di noi, non soltanto gli utenti, ma anche i Ecco appunto, perché volontari. prima ne parlavamo un po' tipo Farone, dicevo, ma a chi si rivolge l'attoterapia? E diceva, sì, l'attoterapia è per gli utenti, ma in realtà poi alla fine ne gioviamo tutti Tutti quanti. quanti, sì, perché all'interno del gruppo ci sono anche dei volontari e degli educatori e siamo tutti coinvolti allo stesso modo nel laboratorio e nel processo che diventerà poi di produzione dello spettacolo. Ecco, che tipo di utenti avete? Cioè, come funziona la terapia? Che cosa, a chi può giovare una terapia del genere? Io direi a tutti, perché comunque il teatro di per sé è una terapia, sia per chi lo fa, sia per chi lo vede. E noi in particolare lavoriamo con ragazzi portatori di diverso tipo di disagio, sia fisico che psicofisico. Abbiamo alcuni ragazzi con la sindrome di Down, altri ragazzi con problematiche più varie e composite. Alcuni con problemi psichiatrici e quest'anno nel nostro gruppo siamo felicissimi perché è entrato anche un profugo. Ecco, appunto, mi sta parlando di diciamo, un gruppo davvero eterogeneo, Sì. per cui appunto non può esistere, diciamo, una terapia, no? Diciamo, la tipica terapia dice che uno ha un problema e questa terapia per risolvere quel problema. Quindi è una terapia che si evolve e cambia in base anche al gruppo che va poi a creare i vari spettacoli, i vari laboratori, immagino. Ma direi di più che in un certo senso è tarata su ognuno di noi, perché ognuno di noi ha la possibilità di esternare le proprie emozioni a proprio modo.
e poi tutto viene convogliato in un discorso comune che alla fine, dopo anni di lavoro, si trasforma in uno spettacolo. Ecco, dopo anni di lavoro, cioè, Dopo appunto, cioè, anni di sono lavoro, sì. tanto un cammino molto lungo, immagino, Lungo, sì. che appunto insieme a Sebastiano Filocamo fate, lui segue più la parte, quindi, quanto più proprio autorale, scrive Anche lo sì. spettacolo, uno spettacolo che insomma finalmente va in scena, torna in scena, anzi, Torna in scena, il sì. 20 di dicembre, giusto? Sì. Allora, ci dai un attimo le coordinate per poter venire a vedere il 20 dicembre? Beh, siamo in scena al Teatro Franco Parenti, Sì. che è uno dei teatri più prestigiosi di Milano. Lo spettacolo inizia alle ore 21 e sulla nostra pagina Facebook trovate tutte le indicazioni per poter prenotare i biglietti. Che tipo di spettacolo uno si deve immaginare o aspettare? Beh, questo spettacolo è uno spettacolo di teatro danza, essenzialmente perché noi non parliamo con le parole in scena, ma parliamo con il nostro corpo. E quindi è composto di 11 quadri diversi, ognuno ispirato a un fatto di cronaca, che però è stato elaborato per diventare un discorso più generale e più attinente con l'intimo di ogni persona. Ci occupiamo di temi piuttosto importanti e difficili come l'omofobia, il femminicidio, l'immigrazione e anche di altri temi un po' più intimi come la paura del poi, che si rivolge essenzialmente ai genitori di persone portatrici di Sì. handicap o altro, e il tema dell'assenza quando una persona ci viene a mancare in qualche modo. Ecco, che lavoro c'è nel riuscire a appunto, come diceva, la teatroterapia è tarata su ognuno di voi, però poi alla fine lo spettacolo è uno solo, cioè bisogna Sì. riuscire a far funzionare che tutti questi piccoli mattoncini creino poi un unico grande quadro, appunto. Che lavoro c'è dietro questo tipo di Beh, lavoro, c'è il di grandissimo esperienza? lavoro fatto da Sebastiano Filocamo, che è capace di far convogliare tutte le nostre emozioni ed emotività in un discorso unico. Più che un discorso unico, è un insieme di tanti discorsi che si armonizzano. Allora, abbiamo detto appunto, il 20 andate in scena con questo spettacolo che insomma è il frutto di anni di anni di Sì, abbiamo lavoro. Altrettanto, fatto sì? un'anteprima Sì? però al Teatro Sala Argenzia di Gorgonzola esattamente un anno fa. Quindi insomma un altro anno di lavoro per riuscire Sì, poi ad sì. andare in scena appunto al Teatro Franco Parenti il 20 dicembre. Io vi invito comunque tutti ad andare sulla pagina Facebook, avete una pagina Facebook immagino della Certo. Stravaganza, quindi anzi sicuramente in questo momento Greta starà linkando nei commenti di questa diretta la pagina Facebook, andate così trovate tutte le coordinate per poi appunto andare il 20 dicembre, ma anche per capire meglio che cosa fa la Stravaganza Onlus, perché insomma come utente abbiamo capito a chi vi rivolgete, però insomma c'è anche un po' a chi vi rivolgete non come utenti ma come magari possibili volontari, chi Certo. può magari essere interessato, che magari non sa neanche che esiste un'associazione come la vostra ma può venire a darvi una mano, chi può Beh, essere? noi abbiamo avuto volontari un po' di tutti i tipi, provenienti dal mondo studentesco, dal mondo del lavoro, addirittura anche una pensionata tempo fa. L'importante è che siano tutti maggiorenni, poi chiunque abbia il C'è desiderio bisogno di di. qualche nozione, qualche know-how, come dicono adesso quelli No, bravi, qualche assolutamente skills. no. Diciamo, la parte professionale è garantita dalla presenza degli educatori, che sono sempre almeno due durante i singoli incontri o le singole prove. Paola, come si arriva a diventare vicepresidente di un'associazione che fa teatro-terapia? Beh, innanzitutto alla base c'è il discorso della passione, è una realtà che ho incontrato anni fa per motivi di lavoro. Perché faccio l'educatrice in un'altra realtà e accompagnavo alcune utenti ad usufruire appunto di questo tipo di lavoro della stravaganza. E da lì mi sono appassionata e ho capito l'importanza di questo tipo di lavoro che fa bene a tutti, veramente, sia a chi ne usufruisce, sia a chi arriva come volontario, sia al pubblico che ci Infatti, mi viene a dire quello appunto che per la prima vede. volta non stiamo parlando di due che ne godono, ma tre, perché insomma ne Sì. gode l'utente che ha finalmente un modo di esprimere se stesso, i volontari che sicuramente si arricchiscono a ogni laboratorio e poi comunque il pubblico Il che pubblico. vede qualcosa sicuramente di diverso, ma pieno di realtà ed emozioni, mi viene da dire. Sì, uno dei
nostri obiettivi raggiunti, diciamo così, è quello di constatare che il pubblico, quando siamo in scena, non riesce a distinguere il disabile da chi, tra virgolette, non lo è. E questo secondo noi è un grandissimo traguardo. Niente, guarda, anche perché significa veramente andare a scavare tutti i talenti che questi ragazzi e ragazze hanno e farli uscire al massimo della loro potenzialità proprio. Sì, si è lavorato su tutto quello che una persona può piuttosto che su quello che una persona non può. Insomma, viene a dire che è un lavoro duro anche per i ragazzi, per le ragazze, sì, immagino. Sì, insomma, non stiamo parlando della solita recita e così, cioè, stiamo parlando di una cosa davvero a livello professionale, qua impegnativo. Sì, sì. Come reagiscono i ragazzi magari? All'inizio sono un po' spaventati, immagino, oppure vanno subito... Devo dire che sono più bravi di noi, hanno molte meno paure, alcuni, vabbè, qualche resistenza ce l'hanno, ma piano piano con l'aiuto del gruppo la superano. E poi è impressionante vedere la loro memoria, a volte sono loro che ci ricordano quali sono le cose da fare in una determinata scena piuttosto che in altre situazioni, quindi è molto bello, è un lavoro che diventa quasi alla pari alla fine. Dicevi poi l'aiuto del gruppo, dicevi, quindi non stiamo parlando di un lavoro solo appunto educatore / utente, ma proprio tutto il gruppo aiuta a migliorarsi tutti quanti. Sì, perché poi il lavoro che si fa deve diventare un tutto armonico. E quindi ognuno è responsabile per il suo pezzettino. Come nasce la stravaganza? Come nasce questa bellissima esperienza? Beh, è nata, come dicevo prima, da un coro. Molti anni fa uno psichiatra, Dennis Gaeta, aveva fondato questo coro in cui raccoglieva le emozioni delle persone, le convogliava nel canto. Poi piano piano, con l'incontro con Sebastiano Filocamo, è nata la stravaganza e dalla musicoterapia piano piano si è passati al teatro. E Sebastiano, vabbè, è stato lontano per qualche anno per motivi di lavoro, adesso è rientrato ed è lui che ci guida. E allora Paolo, ricordiamo dove possiamo vedere il grande frutto del lavoro che avete fatto in questi anni. Al Teatro Franco Parenti? Sì, mercoledì 20 alle ore 21 e lo spettacolo si intitola Lottatori, sguardi sollevano vento. Il titolo è stravagante, direi. Sì. Per i biglietti come funziona? Bisogna prenderli sul sito? Si può prendere lì? Come funziona? Sulla nostra pagina Facebook trovate un indirizzo email dedicato, che è quello che si occupa esclusivamente della registrazione dei biglietti, e un numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali informazioni in merito. Lo dico? Diciamo il numero così almeno. Allora, l'indirizzo email è lastravaganzaonlus@gmail.com. E il numero di telefono in lo questo momento sulla pagina. Ecco, non me lo ricordo. Comunque, scusa, ripeto, nei commenti trovate il link alla pagina Facebook della Stravaganza, da lì potete poi trovare tutte le informazioni che servono, e trovate sia anche su questo l'evento, spettacolo, sia sull'evento, sia su tutte le attività che fate durante l'anno, perché appunto, come diciamo, lo spettacolo è il fiore all'occhiello di un lavoro molto lungo, ma insomma è il traguardo, ma c'è tutto il lavoro, che è la parte forse anche più bella poi per voi, immagino, comunque quella di mettervi giornalmente insomma questa sfida giornaliera che avete insieme ai vostri ragazzi e ragazze, quindi sulla vostra pagina si può seguire tutta la vostra attività, immagino. Beh, ci sono delle indicazioni, c'è la nostra storia. Ottimo. Ci sono delle indicazioni di massima, perché il lavoro è talmente complesso che non si può descrivere in poche parole, e poi c'è la documentazione fotografica e video di dove siete come associazione voi? La nostra sede legale è a Rho, ma come sede operativa siamo a Pregnana Milanese, e dico sempre che è facilmente raggiungibile col passante ferroviario. C'è il passante, un attimo, la tangenziale che passa di lì, l'autostrada, cioè non c'avete scuse, è veramente qui nell'ovest milanese, prima cerchia, come si dice, dei comuni dell'ovest milanese. Ricordiamo allora bene, la stravaganza va in scena appunto il 20, mercoledì 20 dicembre, con questo teatro del titolo, devi dirlo tu lo spettacolo come si intitola, perché io faccio fatica. Lottatori, sguardi sollevano vento. Ecco, mi hai detto, sono quanti quadri, mi dicevi? 11 quadri fondamentalmente, che si rifanno però all'attualità.
Sì, ha fatti di attualità e ognuno di questi quadri è accompagnato da una musica dedicata. Le musiche originali sono state scritte da Andrea Torresani e Giordano Colombo apposta per noi e loro hanno anche arrangiato delle canzoni famose che Perché c'è anche da dire troverete. questo, cioè stiamo parlando di uno spettacolo che fatto da Sebastiano Filocamo, poi le musiche originali, come dice adesso, fate degli artisti, cioè tutta roba vostra, nel senso è tutto Sì. fatto esclusivamente per voi. Però abbiamo delle voci ospiti, che Ah, mette anche delle sentirete, voci sì, ospiti. delle voci che sentirete fuori scena, e sono voci come quelle di Rossana Casale, Claudio Cera, Paola Iezzi, Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Insomma. Elisabetta Pozzi, Federica Fracassi, cioè attori molto conosciuti nella cerchia Beh, milanese. diciamo allora che sono gli amici della stravaganza che passano a Direi di dare sì. un contributo a questo bellissimo spettacolo, a questo bellissimo risultato di questo grande lavoro che fate davvero quotidianamente con tutti i vostri utenti. A me ha colpito davvero questa cosa del gruppo che mi dicevi prima, nel senso Sì. che io mi immagino questo gruppo, poi sono curioso di vederlo durante lo spettacolo, proprio quindi un gruppo davvero eterogeneo, dicevi, avete dei ragazzi affetti da sindrome di Down, altri affetti da altri tipi di disabilità o disagi e anche quest'anno dicevi un profugo, quindi una persona che ha una storia completamente Sì. Sì. diversa, hanno fatto gruppo, sono riusciti a creare un gruppo omogeneo. Certamente. Il nostro mago è Sebastiano, comunque anche noi Su cosa abbiamo. si riesce? Veramente è molto curiosa questa cosa, insomma, tutte storie davvero diverse, davvero Sì. distanti, che poi trovano qualcosa in comune per legare, Beh, immagino. la condivisione è arrivata appunto condividendo le tematiche molto pesanti di cui ci occupiamo in questo spettacolo e rispetto alle quali alcuni erano anche portatori di esperienze personali. Quindi messe in comune hanno creato anche questa complicità, questa unione. Ah, in più in scena abbiamo anche, in scena proprio con noi, abbiamo anche Niccolò Agliardi, che è un cantautore milanese che conoscerete, e Corinna Gustoni, che è un'attrice dell'Elfo, per cui sì, c'è condivisione anche con loro, siamo diventati un gruppo unico anche con loro. Ma anche una bellissima occasione per questi ragazzi, appunto, di lavorare a stretto contatto con dei grandissimi professionisti, viene da Sì, dire, sì, insomma, sì. Ma davvero infatti provarsi ad alto livello. è un lavoro ad alto livello professionale comunque. Non si può più definire un lavoro Eh amatoriale, no, anche se appunto. siamo volontari, però il lavoro è ad alto livello. Davvero, davvero completamente la stravaganza, io ripeto, il 20 dicembre non perdetevi questo spettacolo dal titolo impossibile che adesso Paola mi va a ripetere. Lottatori, sguardi sollevano vento. È un po' È il nostro Rebus? È un ritratto. Rebus, cos'è? No. Noi siamo lottatori perché comunque nonostante le difficoltà andiamo avanti e anzi le nostre difficoltà le Vabbè, mettiamo in campo lottatori. per migliorare. Vento. No, Sguardi sguardi. sollevano vento. Dottori, sguardi, Sollevano sollevano vento. Questo è un vento. modo di dire che aveva una persona molto cara al gruppo che diceva hai uno sguardo che solleva il vento. Quindi questa cosa l'abbiamo fatta nostra perché i nostri sguardi davvero sollevano il vento. Davvero, io vedo già l'emozione negli occhi di Paolo nel solo raccontarmi il titolo di questo spettacolo. Immagino nel momento in cui poi andrete in scena e nel momento in cui l'avete progettato, provato, quante volte ormai lo saprei a memoria, Beh, sì, per immagino, forza. quante volte l'avete già provato e fatto. A memoria per forza, ma comunque non è solo una questione mnemonica, è anche proprio una questione Quanti emozionale. siete in scena in tutto dopo per questi 11 quadri? E 25-30, sì. Insomma, Sì. un bel numero Un bel numero nutrito di di persone. persone, Sì. insomma, che davvero questa cosa mi ha colpito davvero tanto, che ha fatto gruppo, che ha fatto subito Sì, gruppo, che ha sì, sì. fatto gruppo nonostante le più disparate Posso provenienze. dire un'ultima Sì, cosa prego, che prego, per prego, noi è parla. molto importante, siccome Ho ancora qualche minuto, non c'è nella problema. nostra drammaturgia sono presenti delle Sì? poesie di Vivian Lamarck, di Franco Arminio e soprattutto di Pierluigi Cappello, che è morto di recente, e a lui è Aspetta. dedicata questa messa in scena del nostro spettacolo. Ricordiamolo allora, per l'ultima volta che poi siamo in chiusura.
Mercoledì 20 dicembre, Franco Parenti, Teatro Franco Parenti, alle ore mi dicevi? Inizia alle ore 21, Alle ore 21, quindi quindi fate bisogna essere l'aperitivo e poi prima. andate lì prima. Sul Ecco. sito, sulla pagina Facebook, tutte le indicazioni per i biglietti, Sì, quindi la insomma. pagina è La Stravaganza Onlus. Perfetto, la stragrande poi la trovate comunque nei commenti alla diretta. Paola, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi oggi. Grazie Grazie mille della vostra esperienza. Io voglio rivedervi dopo l'ospedale, per sapere com'è andata e voglio che mi porti qua. Non dico tutti i 25, ma a voi. Va qualcuno degli bene. attori li voglio qua perché voglio sentire di queste storie fantastiche che hanno da raccontare, davvero. Volentieri. Perché quanto c'è di verità di ognuno di loro sul palco? Ah, direi tutto, Sì, anche se eh? gli argomenti sembrano esterni, però ognuno li ha fatti suoi in modo personale, per cui ci siamo noi in Altro, scena, qui tutti diciamo insieme. altro che finzione No, dell'attore, qui c'è proprio il contrario no. invece, nel mettersi Esatto. completamente a nudo per Sì. poter raccontare queste storie. Mi dicevi temi abbastanza anche importanti e Sì. comunque presi d'attualità, che Sì. insomma. Sì, quindi come femminicidio, omofobia, immigrazione, e ognuno di questi temi è stato affrontato ed elaborato con i ragazzi in modo tale che anche loro hanno il loro livello di consapevolezza su quello che vanno a fare. Paola, davvero, grazie mille per il lavoro che fate e in bocca al lupo per il 20 e ci si Grazie. vede sicuramente. Vi Poi, mi aspettiamo. raccomando, non fateci fare brutte figure, lo dico al pubblico che ci segue da casa, andate a vedere lo spettacolo della Stravaganza mercoledì 20 dicembre al Teatro Franco Parenti. Tutte le indicazioni le troverete sotto questa diretta. Paola, grazie mille davvero, è stato un piacere, Grazie. vi aspetto dopo le feste, come si dice in questi casi, vi aspetto qui per di nuovo raccontare e conoscere ancora meglio la Stravaganza. Grazie Benissimo, grazie. mille, grazie mille anche a tutti voi che ci avete seguito. È volata questa mattinata in compagnia, mezz'ora volata via così in un batter d'occhio, ma insomma, quando si raccontano storie belle e interessanti è sempre un piacere dare spazio a realtà come ad esempio la Stravaganza Onlus. Grazie mille a tutti, ci vediamo domani, sempre qui in diretta alle 12.30 con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.